Buonasera a tutti, vi porto il saluto dell'amministrazione comunale tutta, un ringraziamento particolare a Chiara e Marta che hanno allietato questa nostra entrata in sala, grazie, un applauso alle due signorine, bravissime. Sono onorato di aver contribuito, di aver portato a San Vito questa prima edizione letteraria di San Vito Legge. Vi ricordo che consta in 5 serate, di cui 4 saranno nel fuori stagione. Quindi proviamo, diciamo così, a rompere quel silenzio che caratterizza il fuori stagione. Grazie a tutti, grazie di essere qui. Passo la parola alla Giuseppina Menegus. Adesso sì. Grazie mille. Allora, innanzitutto benvenuti a tutti. E inizia questa sera appunto la rassegna San Vito Legge, che ha per sottotitolo, ovvero sia il tema conduttore, quello di Venezia e la montagna. E è una rassegna questa che si inserisce in una manifestazione più ampia,
che è appunto il Festival della Letteratura di Viaggio, che è stato, diciamo, promosso dagli editori Mazzanti, Carlo e Andrea, che veramente io da sanvitese ringrazio, perché è una grossa opportunità per il nostro paese e anche per la crescita culturale. E ringrazio anche l'assessore, che ha già detto e ha accolto con entusiasmo, unitamente all'amministrazione comunale, questa bellissima iniziativa. Allora, adesso l'editore Cautiero, Mazzanti, salirà e ci presenterà magari quello che è il progetto ampio, e direi che subito dopo invitiamo sul palco anche gli autori, che sono Alessandro Marzomagno, che sta entrando, e che presenterà il suo libro Venezia, una storia di mare e di terra. Ecco anche l'autore di questo libro. E accanto a lui Alessandro di Sera Bragadin, che anche lui veneziano doc e cadorino d'adozione. Lui praticamente è cresciuto a Chiapuzza sotto la Chiesa della Salute, e i genitori anche erano amanti della montagna, e lui ha assorbito anche questa cultura. Peraltro Alessandro ha scritto anche un libro, Venezia 1797, la fine di un mondo, che è stato presentato proprio qui un anno fa, solo che la prima edizione è terminata, la seconda è in ristampa ed è sarà a brevissimo disponibile anche nella libreria Dolomiti di San Vito di Cadore. E adesso lascerei la parola a Carlo Mazzanti. Allora, ho spento, è un po' difficile farsi sentire. Grazie a tutti, nell'ordine, a tutti voi che siete presenti, perché per questi eventi qui, insomma, la presenza del pubblico è una cosa fondamentale. All'amministrazione comunale di San Vito di Cadore, che ha creduto in questa manifestazione, alla Regione del Veneto, che l'ha appoggiata e sostenuta. San Vito legge le montagne di Venezia, per questa prima edizione 2022, è un ciclo di 5 presentazioni librarie. Iniziamo questa sera con Alessandro Marzomagno, e quindi iniziamo con il botto, voglio dire, insomma, non è un libro di poco conto, è una bellissima opera che io peraltro ho letto, perché prima di mettere in elenco le opere ci mancherebbe altro che non le leggessi. Ci saranno altri 4 appuntamenti, come è stato sottolineato da Giovanni Cautiero. Siamo andati nella direzione di non costruire un programma e un progetto, diciamo così, vacanziero, no? Ma di crescita del territorio, e quindi anche il titolo riflette questa intenzione. San Vito legge, nel senso che sono sicuramente, insomma, è un invito alla lettura, e le montagne di Venezia. Cosa significa questo titolo? Significa che noi vorremmo in questa prima edizione puntare l'attenzione sulla grande storia di Venezia, sull'attualità di Venezia, ma soprattutto sul futuro di Venezia, considerando che per noi Venezia è Venezia, ma poi ci sono tutti i territori, a cominciare dall'area metropolitana, a cominciare da quella più estesa regionale, che è anche un concetto amministrativo piuttosto recente e moderno, e se vogliamo anche piuttosto insignificante, non Alessandro, ma poi ne parleremo di queste cose. Poi potremmo dire che è inserita in una macro regione, che si inserisce a sua volta in una regione più ampia, che è una regione europea, e che, insomma, anche in questo ragionamento qui
come vediamo in quest'ultimo periodo, insomma, ragioniamo in termini non solo storici, non solo politici, ma geopolitici. E quindi da un libro può venire fuori una riflessione molto, molto ampia. Il progetto è un progetto che si sviluppa, questo qui, San Vito Lese e le Montagne Venezia, a San Vito di Cadore, ovviamente, però è inserito in un progetto più ampio che naturalmente è già stato collaudato, perché questo è il terzo anno che c'è, e si chiama Si Viaggiare, Festival Italiano della Letteratura di Viaggio. Cosa significa per noi letteratura di viaggio? Non significa certo la letteratura delle guide turistiche, no? Ecco, ma significa il viaggio in senso lato, in senso culturale, in senso spirituale, anche in senso teologico, in senso filosofico. Quindi il libro stesso è un viaggio costruito da chi lo scrive per chi lo legge. E è un viaggio, tra l'altro, che muta continuamente. Vi sarà capitato chissà quante volte di leggere più volte nella vostra vita un libro, e quando l'avete letto la prima volta credevate che fosse una lettura fissa, no? Classica, che resta lì, poi l'avete letto a 10 anni di distanza, poi magari a 30 anni di distanza, e vi è sembrato un'altra cosa, un altro libro, perché siete diventati voi un'altra persona, e quindi anche la lettura è diventata differente. E il Festival della Letteratura di Viaggio ha avuto le prime due esperienze annuali in modo fisso, circoscritto ad una città: il primo anno San Donà di Piave e Musile, il secondo anno Jesolo. Quest'anno invece è itinerante, quindi oltre a San Vito di Cadore toccherà altre località, sempre venete. Io termino qui, ringrazio chi collabora con me, a cominciare da mio fratello, che ovviamente questa sera mi ha dato l'incarico di essere qui sul palco, ma noi siamo due corpi e un'anima sola, lo sa perfettamente chi collabora con noi, e Maria, che è la nostra collaboratrice principale, la nostra casa editrice della nostra azienda. Grazie e buon proseguimento e inizio del lavoro. Allora, direi di dare la parola all'autore, Alessandro Marzo Magno, doppio nome. Siamo due Alessandri con 4 cognomi, però poi lui mi ha detto che in realtà ne ha 3, per cui mi batte. Però il terzo non si usa. Ecco, per chi non sapesse, non ricordasse, Alessandro di Sera Bragadin, ecco, anche lui, quindi due Alessandri con i doppi cognomi. Allora, mi rivolgo all'autore. Nella prefazione lei scrive: questo libro è un viaggio nel tempo e nello spazio. Quindi, ecco, anche per inquadrare la situazione, quale periodo storico riguarda? Sì, dunque, intanto, grazie a tutte e a tutti di essere qui, e mi fa davvero molto piacere. Posso dire anche che mi fa davvero molto piacere, perché c'è una temperatura piacevolissima, perché arriviamo su dalla pianura dove sono 36 gradi, non si riesce più a vivere, quindi qua si sta benissimo, e quindi il piacere è doppio. E sì, allora, un viaggio nel tempo e nello spazio. E, nel tempo, perché è una storia di Venezia, e quindi anche io questo ci tengo, va dalle origini, che vabbè, anche lì poi magari avevo modo di parlarne, perché non è che poi sia chiarissimo quando nasce Venezia. Diciamo che io ho preso un anno che è l'anno che c'è in una lapide, che è il 639 d.C., poi magari, diciamo, è la lapide che segna la costruzione della Basilica di Torcello, quindi è la conquista longobarda di Altino e la fuga della popolazione di Altino verso Torcello, verso il proprio porto, perché Torcello era il porto di Altino, e quindi cominciano a costruire questa basilica. Ma non è che sia nato lì, cioè è così, perché c'è una pietra con un anno, ecco, e arriva fino ai giorni nostri, perché io ci tenevo e ci tengo a sottolineare che la storia di Venezia non finisce il 12 maggio 1797 con la caduta della Serenissima. E tanti libri finiscono lì, no? Perché sono storie della Repubblica di Venezia. Invece ho voluto fare una storia di Venezia arrivando fino ai giorni nostri, perché la storia continua
E tra l'altro nell'Ottocento sono successe un mucchio di cose interessantissime, tra le quali una di cui noi veneziani siamo poco consapevoli, ma prima che nascesse Porto Marghera, Venezia era diventata una città industriale, con le fabbriche, con le ciminiere, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, fa parte della nostra storia anche questo. E nello spazio, perché io ho tenuto molto a sottolineare il fatto che Venezia A non era una città-stato, come spesso viene considerata. Tra l'altro ho appena letto un libro scritto da uno storico in inglese dove è proprio scritto città-stato. Ma è, voglio dire, è una cosa che ritorna spesso, no? Perché quando si pensa a Venezia si pensa alla città. Era uno stato doppio, anfibio, che aveva una parte in lo stato da mar protesa nel Mediterraneo e un'altra parte nella terraferma, e anche, di cui faceva parte anche Cadore, e quindi era uno stato ampio che quando si è formato, quindi stiamo parlando della seconda, si definisce della seconda metà del 400, era un grande stato, ma proprio grande. Venezia stava alla pari con le maggiori potenze europee, perché non si erano ancora formati gli stati nazionali, cioè parliamo ancora del Regno di Castiglia e di Aragona, parliamo ancora del Ducato di Borgogna, quindi non c'erano ancora i grandi stati che si sarebbero poi formati nel corso del Cinquecento. E quindi Venezia rimane più o meno sempre la stessa, ma gli altri stati si ingrandiscono e quindi ovviamente il peso relativo di Venezia scende. E quindi io ho voluto far capire che Venezia era uno stato che andava da occidente, da Crema in Lombardia, città che è a sud di Milano, vicino a Lodi, fino all'isola di Cipro. Quindi insomma uno stato molto grande che considerava il mare un dominio liquido, esattamente alla stessa stregua con la quale gli altri stati consideravano la terra. Cioè Venezia esercitava un dominio sull'Adriatico che era tale e quale quello che esercitava, gli altri stati esercitavano sulla terraferma. E questo anche è un punto importante. Poi volevo anche riallacciarmi al tema della letteratura di viaggio, perché in questo libro c'è anche il viaggio, perché io ho voluto anche fare una parte di reportage sui posti. Quindi io tra l'altro sono un giornalista, sono laureato in storia, per cui ho idea, quando entro in un archivio più o meno so muovermi, ma ho fatto per tutta la vita il giornalista e quindi io mi cerco di scrivere, anzi non cerco di scrivere, scrivo sempre nello stesso modo, come fossi un cronista. Solo che anziché essere un cronista nello spazio, come facevo quando mi occupavo di esteri, sono un cronista nel tempo e quindi scrivo stando allo stesso posto, andando indietro nel tempo. Ma questa volta ho anche voluto muovermi e quindi il libro è suddiviso in 20 capitoli e ogni capitolo è introdotto da un reportage in un posto che ha fatto parte dello Stato veneziano e che ha a che fare con il capitolo successivo. E alcuni posti sono anche abbastanza scontati, no? Ho fatto l'arrivo a Venezia del corpo di San Marco dalla Basilica di San Marco. Però poi sono anche andato a Famagosta, dove appunto un illustre antenato di Alessandro di Sera, Bragadin, è stato scoiato vivo, Marcantonio, giusto appunto. E poi a Creta, insomma, che i veneziani chiamavano Candia, a Zara, a Corfù. E poi anche in montagna, sul Pizzo di Tre Signori, che è un posto bellissimo, dove c'era il confine tra Venezia, Milano e la Svizzera, e quindi si chiamava i Tre Signori perché questa montagna divideva tre stati. Quindi insomma, questo per dire che trovate anche una parte di letteratura di viaggio in questa letteratura, insomma, vabbè, di reportage. Ecco. Senta, è stato molto convincente e chiaro, anche ha introdotto quella che è la struttura del libro. Senta, lei ha già parlato un po' dello stato di terra e lei mette molto in rilievo anche l'importanza della terraferma per l'economia di Venezia, cosa che io magari da profana vedo sempre, penso da Venezia come luogo di mare, come espansione marittima. Qual era l'importanza della terraferma per Venezia?
Beh, è arrivata un'epoca appunto del 400 in cui Venezia non avrebbe più potuto sopravvivere rimanendo come era, cioè rimanendo una sottile fascia di costa, che è il territorio primigenio della Repubblica, che fino alla fine si chiamerà sempre Dogadum o Dogado, che è una fascia che andava da Cavarzere fino a Grado. Ed era dove si è sviluppata la prima Venezia. Nell'epoca della formazione degli stati non bastava più, insomma, non stava più in piedi, e quindi Venezia si è espansa sempre di più in terraferma, arrivando fino alla Lombardia, e per avere un retroterra, un polmone, e direi che fosse uno degli elementi più importanti per diventare autosufficiente sul rifornimento di grano, no? Adesso siamo in giorni in cui si sente molto parlare di grano, di rifornimenti, di necessità di esportazioni marittime, eccetera, eccetera. E Venezia importava il grano che serviva per sopravvivere dal Levante, tra l'altro anche dal Mar Nero, non casualmente, dalla Crimea, e quindi da dove adesso c'è la guerra, perché il grano è sempre arrivato da lì, anche i genovesi lo portavano da lì, Poi è bello anche sapere che l'Università di Padova è stata la prima università al mondo che ha fatto un corso di agraria. E la prima nazione, primo paese che ha cominciato a fare la coltura intensiva è stata la Repubblica di Venezia. Perché? Perché la pianura padana era il posto ideale, da sono nate poi le ville che c'erano già delle ville per la villeggiatura, che erano delle fabbriche vere e proprie, cioè dei centri di controllo di quello che era l'agricoltura di terraferma. E quindi è sempre tutto un po' legato, no? Cioè l'università patavina fa il corso di laurea, si fa una coltura intensiva che non c'era tanto, che quando è arrivato Napoleone, molti secoli dopo, si è stupito, lui li chiamava i virici, di come ci fosse un'evoluzione del contadino rispetto a quello che c'era in Francia, cioè il contadino veneto era molto più evoluto e non voleva tra l'altro i francesi, per quello lui se n'è accorto, no? Proprio perché generava probabilmente molta più ricchezza la metodologia di coltivazione, tanto che Alvise Mocenigo, no, aveva creato quel progetto di Alvisopoli, di una città al servizio dei campi, quindi con scuola, con la chiesa, con le case per i contadini, che era, per carità, in epoca illuministica, ma molto più avanti di altri progetti, anche se era sempre un'iniziativa privata, perché diciamo che a fine Settecento sì, sono state fatte delle riforme, ma non così sostanziali, però l'iniziativa privata guardava avanti anche in questo senso, no? Sì, non c'è dubbio, e infatti poi Venezia riesce a raggiungere l'autosufficienza alimentare grazie alla terraferma, e quindi non ha più bisogno di importare i grani da Levante, anche perché poi le rotte con il Levante vengono, soprattutto quelle col Mar Nero, vengono interrotte, no? Dopo la conquista ottomana di Costantinopoli, 1453, per cui poi non c'era più l'accesso diretto al Mar Nero. Tanto questa cosa, mi dispiace che non me l'avevi detta prima, perché l'avrei messa nel capitolo dell'Università di Padova, C'è una cosa perché... bella che in realtà i veneziani hanno continuato a commerciare con il Mar Nero, i comandanti veneziani cambiavano patente. Arrivavano a Costantinopoli, prendevano la patente russa, andavano a caricare il grano, tornavano a Costantinopoli, riprendevano la patente per il Mediterraneo veneziano e portavano il grano. Anche questo non lo sapevo, mi stai fregando Ci stasera. sono delle cose. No, comunque volevo dire che c'è un capitolo sull'Università di Padova nel libro, perché ho voluto anche sottolineare questa cosa qui, perché in realtà nei secoli in cui Padova ha fatto parte dello Stato veneziano, Padova è più antica, insomma, Padova compie quest'anno 800 anni l'Ateneo Padovino, quindi giustamente sono molto orgoglioso della loro storia, ma in questi secoli, insomma, dal 400 fino alla fine del 700, che faceva parte dello Stato veneziano, Padova era Ateneo di Stato. Diciamo che era un organismo dello Stato veneziano utilizzato da Venezia
come vetrina verso il mondo esterno e come anche per attirare studenti stranieri all'interno dello Stato veneziano. E quindi ho proprio voluto inserirla nella storia di Venezia, perché l'Università di Padova fa parte, in questi secoli, ovviamente, della storia di Venezia. Visto che hai parlato di questa cosa del Mar Nero, allora spaziamo anche che Giuseppe Garibaldi andava a commerciare con il grani con la Crimea, per cui probabilmente vi ricorderete dai ricordi di scuola che Giuseppe Garibaldi era un comandante della marina mercantile e prima di diventare l'eroe dei due mondi, e andava in Crimea a importare un grano che si chiamava Taganrog, che era un grano duro che veniva utilizzato nei pastifici liguri per fare, per mescolato ai grani duri italiani per fare la pasta. Questo fino alla rivoluzione bolscevica, poi questo grano non è più stato importato e si è cominciato a importare, perché ovvi motivi, e si è cominciato a importare grano duro dal Canada. Adesso avrete sentito tutte queste polemiche, il grano duro dal Canada, il glifosato, eccetera, eccetera. Sostituisce il grano ucraino che veniva importato attraverso la Crimea. Per cui vedete che c'è una continuità secolare rispetto a quello che veniva fatto in epoca genovese. Io dico genovese perché bisogna ammettere, anche se ci dispiace, bisogna ammettere che nel Mar Nero era molto, ma molto più importante il commercio genovese rispetto a quello veneziano. Per cui è così, vabbè. Poi gliele abbiamo date a Chioggia nel 1380. Ma si sono risollevati molto bene. Allora, personalmente è interessantissimo seguire questo vostro palleggio di due persone di grandissima... Potremmo andare avanti fino a domani mattina. Io segno i punti, se vuoi che tengo. Allora, senta, mi consenta, le montagne di Venezia. Quindi io riporterei questo discorso sulla terraferma. Lei scrive... all'inizio dell'ottavo capitolo, Venezia non esisterebbe senza le montagne. E qui ci imbarchiamo nel discorso appunto proprio dell'uso dei fiumi, del legname per Venezia, dell'importanza quindi che hanno avuto anche i nostri paesi per l'economia, per la politica anche veneziana, espansionistica. A lei la parola. Sì, c'è un legame molto intimo tra Venezia e la montagna. E è un legame anche che si vede, se venite a Venezia, andate a vedere lo squalo di San Trovaso, che è lo squalo dove fanno le gondole, quello più famoso che si conosce, perché ce ne sono anche degli altri, ma sono meno visibili. No, vedete, ci sono delle casette dello squalo, sembrano case di montagna. Non è che sembrano case di montagna, sono case di montagna, perché erano stati marangoni, Cadorini nell'Ottocento, che erano scesi a Venezia e ovviamente si costruivano le case come sapevano costruirsele loro, e quindi con lo stile tipico delle case di montagna, ma ce ne sono anche altre. Adesso ha riaperto, per fortuna, il Museo Fortuni, e nel cortile del Museo Fortuni c'è un altro esempio bellissimo di architettura lignea, di una scala con le balaustre, eccetera, eccetera, che è assolutamente una architettura di montagna, perché ognuno costruiva come sapeva, no? E quindi quando arrivavano i Cadorini costruivano come sapevano costruire loro. Tra l'altro hanno anche cambiato il modo di fare le gondole, ma adesso ci perderemmo via troppo. Comunque i Cadorini sono stati quelli che hanno innovato il modo di costruire le gondole, perché i veneziani, Cadorini e Zoldani, devo dire, perché sennò dopo si arrabbia, casa esatto, casa... Pancera. Qui c'è un lago, che è il lago Imosigo, che tutti conoscono, che è artificiale. E il papà di Giuseppina mi ha raccontato, Osvaldo, mi ha raccontato come erano andati a Venezia una delegazione di marangoi di San Vito, perché dovevano fare le barche. Sono andati in squero, si sono fatti insegnare a fare le barche, sono tornati e hanno fatto delle barche che sono durate fino agli anni 70-80, ma credo anche fino agli anni 80, che era il tipico caiccio veneziano, che era il muletto di Venezia, cioè la barca che negli anni 40 era diventata la barca signorile, perché si vogava l'inglese come nei laghi, ma prima era una barca di servizio.
e queste barche sono durate anni e anni, anni, stando a terra d'inverno, in acqua d'estate, sotto allo chalet. Quindi è rimasta questa capacità, no, di andare ad imparare, ma perché? Perché il legno lo sanno lavorare meglio qua che i veneziani. Assolutamente sì, e Venezia è tutta stata, è stata costruita sul legno. E a parte la flotta, che è abbastanza evidente, no? Le navi erano di legno, ma le stesse case sono state costruite su tronchi impiantati nel fango, e lì però erano soprattutto di pianura, perché prima di distruggere i boschi di montagna hanno fatto fuori tutti i boschi in pianura, ovviamente. Comunque Venezia è costruita su milioni di tronchi d'albero, di pali piantati nel fango, perché fanno da fondamenta delle case. Ma gli stessi palazzi che vedete oggi, che sono di pietra e bellissimi, o gotici, di mattoni, in realtà sono quasi tutti di legno, perché a parte i muri portanti, tutto l'interno è tutto fatto di legno, perché si devono adattare. E il legno è un materiale elastico. Il fatto che questi palazzi siano costruiti sul fango fa sì che si muovano, e quindi le travi, i frammezzi, i pavimenti, i soffitti sono tutti fatti di legno, di canniccio, in modo che seguano i movimenti del palazzo. Il tipico pavimento alla veneziana, il terrazzo, è stucco con i sassetti battuti dentro, e lo stucco si muove. A Venezia non ci possono essere, qualcuno se li fa, ma insomma non ci possono essere pavimenti di marmo o cose del genere, che si spaccano. Quei movimenti dei palazzi si spaccano. Tutto sto legno da dove arrivava? È chiaro che arrivava dalla montagna, no? E il Piave era la via principale, non l'unica, ma la principale, perché il Piave è il fiume che ha il corso più breve dalla montagna al mare, sono 220 km dalle sorgenti alla foce. Ovviamente il legno partiva da Pelarolo, non partiva dalle sorgenti. E poi anche dal Brenta, dall'Adige e anche dalla Dalmazia, arrivava parecchio legno dall'Istria della Dalmazia. E c'è una riva veneziana che si chiama Le Zattere, una parte meridionale di fronte all'isola della Giudecca, dove arrivavano le zattere del Brenta e dell'Adige. E le zattere del Piave invece arrivavano nella parte nord di Venezia, e nella Sacca della Misericordia, che è una specie di grande baia che c'è. Adesso ci hanno messo delle banchine per imbarcazioni da diporto, ma era una grande baia che non si capisce bene cosa servisse. Serviva perché veniva tenuto il legname a bagno un anno, le zattere che arrivavano giù dal Piave venivano disassemblate e il legname veniva tenuto a maturare in mare. Tiziano Vecellio, che era sì il pittore più famoso della sua epoca, ma era anche padrone di segherie, lui e la sua famiglia, padrone di segherie lungo il Piave, e aveva la casa lì, e sembra perché comunque poteva tenere sotto controllo il proprio legname che arrivava giù dal Piave. Tutte le travi erano segnate, e questo è bellissimo perché questi i simboli che venivano fatti dei boscaioli si vedono ancora. E quindi se girate per me, io ho stato un periodo in cui sembravo un deficiente, perché avevo sempre con la testa all'aria a guardare i travi, e si vedono ancora questi segni, sono rimasti. Poi approfitto, perché tu non so se sai, ma un capitolo del mio romanzo, il mio è un romanzo, non è un trattato, un capitolo intero del mio romanzo, beh insomma... parla della Menada Grande, che era il modo per fruitare il legno dal Cadore al Piave e poi a Venezia. E c'erano i Menadas, che erano durante la primavera, quando il torrente era in piena, quindi il Boite aveva tanta acqua, trasportavano fruitando i tronchi fino a Pelarolo. A Pelarolo c'era il Cidolo, che era chiuso, era un lago praticamente tutto di tronchi, esatto. Poi veniva aperta la diga, la prendevano un ragazzo dei 16-17 anni, lo pagavano molto perché era un lavoro particolare, doveva dare un colpo a un cuneo che bloccava l'entrata, si apriva questa diga, venivano giù i tronchi. Poi la arrivavano da Cadola, da Rivaldo, da Rivalgo, arrivavano i legadori,
zattieri legavano con i tronchi, facevano delle zattere da 70 metri. Arrivava su questa zattera il legname del Cadore, poi arrivava anche dal Padola, da Narsier, arrivava da Macchietto la carbonella, da Castellavazzo caricavano la pietra, le famose pietre di Scarpellini di Castellavazzo, e dallo Zolda arrivava il metallo. Preparavano queste zattere, passavano prima la stretta di Castellavazzo, anzi o meglio, le zattere venivano legate a Rivalgo. A Rivalgo c'era nella locanda del paese, veniva lasciata la bolla. Il timbro era che Dio vi porti a salvamento. Partivano con queste zatte i veri zattieri, saltavano le rapide, Castellavazzo, se guardate, venendo su, si vede proprio una strettoia, là c'erano le rapide. Saltavano queste rapide e da là cominciavano questa corsa pazzesca verso la pianura. Passavano a Belluno e a Belluno caricavano anche i cristiani perché si attaccavano con i treni. Poi, che ne so, a Quero c'era da pagare, tiravano le catene, se no passavano di notte, non pagavano il dazio al vescovo. E avanti, però se l'avessero fatto via terra ci voleva settimane, era un viaggio che durava una settimana, partire da qua, andare giù, che era niente se pensate, no? La cosa, secondo me, più affascinante di, questa, di questo viaggio è che questi uomini che portavano queste zattere poi tornavano su a piedi e ci mettevano tantissimo. Gli alberi invece, quelli di Bossi d'Appennone, sì, beh, probabile, dovevano lavorare. Gli alberi, quelli da Bosco d'Appennone, invece li portavano con dei cavi snodati, con i buoi, e li fasciavano tutti con gli stessi rami perché dovevano essere molto lunghi, non dovevano frammentarli. Poi gli inglesi hanno scoperto che l'albero frammentato rendeva meglio. E quindi si rovinavano nel boit, nel piave, eccetera. Li portavano invece giù coi carri. Ok, mi perdoni. Continuerei sull'argomento con alcune cose molto interessanti che ho trovato sul suo libro. Allora, lei dice ad esempio, ha già parlato della città. La città è fabbricata su una foresta alla rovescia, che invece di svettare sprofonda. Quindi prima di tutto serviva per l'edilizia, serviva per la volta, serviva anche per le fornaci di Murano per lavorare il vetro. E da lei sempre ho letto che facevano anche i tronchi che arrivavano dal Piave una sosta a Murano, dove c'è anche una fondamenta dei zatteri, l'ho letto nel suo libro. E un'altra cosa interessante, perché è una storia che diciamo questa un po' conosco, è anche che lei ha distinto i vari tipi di legno che servivano per le varie funzioni, per esempio ha parlato anche dei remi, che quindi non c'era lo stesso legno per tutte le funzioni. E poi un'altra cosa è di una politica del censimento delle risorse boschive, un inventario, le cosiddette foreste bandite, che erano proprio tutelate, che non potevano essere abbattute. È una cosa che conosco poco, almeno io non so il pubblico, se magari ce ne parla più diffusamente. Sì, c'era ovviamente una forte attenzione allo sfruttamento del legname, perché era un bene strategico, no? Un po' come adesso si sente parlare dei metalli rari, delle terre, del coltan, di queste cose qui. Beh, insomma, più o meno il principio era lo stesso. E quindi c'è un'attenzione molto profonda verso tutto questo il mantenimento dei boschi e lo sfruttamento del legname. Sbagliando, si è parlato di politica ambientale di Venezia. Certamente non esisteva il concetto di ecologia, di ambiente, di queste cose che a cui pensiamo noi oggi, ma c'era un attento sfruttamento dei boschi e quindi di mantenimento dei boschi, perché serviva il legname per fare le navi e quindi bisognava mantenere i boschi e farli crescere. Poi tutta la questione degli stortami. Gli stortami erano i tronchi, soprattutto di rovere, che crescevano curvi oppure che avevano delle biforcazioni, e quelli servivano perché fino al XVII secolo non si era in grado di mettere insieme dei pezzi di legno in modo da ottenere delle strutture curve che poi sono le ordinate della nave, no? Delle barche. E quindi bisognava utilizzare per le ordinate dei legni, dei tronchi che fossero già curvi, i cosiddetti stortami.
tanto che venivano anche fatti crescere curvi. Cioè si pigliavano le querce giovani, con dei cavi le si curvava in modo che crescessero curve e potessero essere utilizzate per queste funzioni. Volevo anche dire una cosa riguardo al legname, perché il legname veniva ovviamente anche usato per riscaldamento e costava molto. Più si era ricchi, più ci si scaldava e più c'erano comignoli. E se voi guardate i quadri di Carpaccio, per esempio il quadro meraviglioso che c'è, il miracolo della croce a Rialto, vedete che tutte queste case sono tutte ricchissime, questi palazzi gotici, affrescati, sono tutti ricchissimi di comignoli, perché era una forma di ostentazione della ricchezza. Più camini c'erano nelle case, più ricchi si era. E quindi era anche questa una forma di ostentazione. Si usava molto, anche adesso si ostenta con i SUV, con queste cose qui, no? Con le barche, al tempo si ostentava invece in altro modo, con i vestiti, con le case, con le gondole, eccetera. Infatti c'erano tutta una serie di leggi a Venezia per evitare che le gondole fossero troppo eleganti, troppo, insomma, ricche. E sì, diversi tipi di legnami, e in effetti c'erano boschi votati a diverse tipologie. Quindi le querce venivano usate per la parte per le ordinate, no? Per la parte strutturale dello scafo delle barche, quelle che dovevano tenere, e quindi i boschi da querce, i due più importanti erano sul Montello e a Montona in Istria, oggi si chiama Motovun, sta in Croazia, erano i due boschi più importanti. Dal Cansiglio invece arrivavano i faggi, che servivano per fare i remi, e anche lì era una storia bellissima, perché i tronchi di faggio venivano spaccati, si ottenevano le stelle, si inserivano dei cunei e si spaccavano in quattro, in sei, e ognuno di queste stelle diventava a sua volta un remo. I remi di galea andavano, di galea e galeazza, avevano lunghezze diverse, andavano dai 10 ai 14 metri, dipende dalla tipologia di imbarcazione e dal ruolo che aveva il remo, e ne venivano prodotti migliaia all'anno. E il deposito di remi dell'arsenale pare che ne avesse dai 10 ai 15 mila, e ogni anno se ne producevano 3-4 mila. Cioè, pensate che lavoro immane era la produzione di remi. E invece dal bosco di Somadida venivano portati gli abeti, che servivano per fare gli alberi. Come dicevi tu appunto prima, si riteneva che gli alberi che fossero migliori, gli alberi navali ottenuti da un unico tronco, e per cui gli abeti di questo bosco si prestavano particolarmente bene a questo ruolo. Poi si rubacchiavano con gli Asburgo, perché c'era il confine, insomma, tutta una storia molto lunga. Poi i boschi banditi, questo appunto, come è stato giustamente detto anche boschi San Marco, che erano boschi di Stato, dove in teoria nessuno poteva andare a tagliare legname pena la morte, in realtà poi andavano, c'era contrabbando. Corrompevano i guardiani, insomma, ne sono successe di tutti i colori. Come sempre. No? Molto interessante. Vabbè, poi lei ha parlato anche di altre cose che forse non è, ci dilunghiamo troppo. La ciurma, questi remi, chi diciamo governava chi remava nelle navi, quindi tipo la parola galea, che da poi la parola galera. Perché mi ha molto incuriosito anche il lessico che lei ha proposto, in cui molte parole non del dialetto veneziano, ma legate all'economia o a qualche termine specifico veneziano, sono entrate nell'italiano. Mi viene in mente adesso galea, galera, e ce ne sono molte altre. Vuole darci qualche ragguaglio? Ma sì, sono transitate. Beh, anche la parola arsenale, per esempio, che è una parola di origine araba, no? Arsinà è comunque transitata attraverso Venezia. Anche Darsena, sì, certo. E quindi, insomma, sono arrivate diverse parole. Beh, poi la più comune è ciao, no?
ciao viene da ciao suo, che era un modo di salutare. Servidor suo, ciao suo, si legge anche nelle commedie di Goldoni, che poi è stato contratto in ciao e quindi è una delle parole dell'italiano che usiamo tutti ed è anche una delle più conosciute del mondo che si usa anche fuori dall'Italia. Sì. Poi, ma anche ballottaggio, marionette, casinò, carampana, ghetto. Ghetto è 1516, istituzione del primo ghetto della storia, quello veneziano, che aveva, era stato collocato dove c'erano delle fonderie e quindi dove veniva gettato il metallo, si veniva detto il getto. Gli ebrei ashkenaziti dell'Europa centrale non conoscono le consonanti morbide, per cui non pronunciavano getto, ma pronunciavano ghetto, e quindi la parola poi è venuta fuori da là. Carampane era un luogo dove avevano, nel 300 i veneziani avevano radunato le prostitute, avevano fatto una specie di quartiere rosso tipo Amsterdam, dove c'erano le case della famiglia Rampani. La famiglia Rampani era una famiglia patrizia che si era estinta, però era rimasto il nome di queste abitazioni. E quindi sapete che a Venezia si dice Ca, no? Ca Giustinian, Ca Correr, Ca Rampani, Ca Rampane. Quindi la parola è venuta da là. Ballottaggio, perché si votava con le ballotte e nell'urna per le elezioni non solo del Doge, ma anche per tutte le votazioni che venivano fatte negli organismi di governo veneziano, c'era un'urna in cui si inserivano le ballotte, quindi si ballottava e viene il termine ballottaggio. In inglese si dice to ballot, quindi è una parola che si usa ancora. Di bello c'è anche un'altra cosa sulla venezianità e sulla nautica, no? Le parole, le parolacce, per esempio, veneziane sono quasi tutte nautiche. Faccio un esempio: a Venezia, quando si vuol dire che qualcuno è un buon a niente, non so, si dice che c'è un pandoro. No. Il pandoro, cos'è? Mia mamma ti dice che c'è un pandoro. È la parte terminale dell'albero della galea che non serve a niente, serve perché la vela non vada sopra l'albero e si incastri, ma di fatto non ha un ruolo, è fermo, immobile, là in alto e non fa niente, no? Poi, tra l'altro, nella marina italiana si usano ancora parole e terminologie o genovesi, cioè delle varie marinerie e anche veneziane. Per esempio, la dritta, in veneziano c'è la sanca e la dritta, non c'è la destra, e quindi rimane la dritta, no? Ci sono tantissime parole che arrivano dalla marina veneziana perché è una marina importante. Però la cosa delle parolacce resta, perché io mi sono permesso di scrivere anche sul mio romanzo dove faccio incontrare due barche in un rio, e resta perché, per esempio, poi ci sono altre, per esempio si dice anche Tison Maon. Le Maone erano degli enormi galeoni turchi che loro avevano cercato di fare su forma di quelli non veneziani, perché i veneziani sono arrivati un po' tardi alla navigazione da guerra con i galeoni, infatti li noleggiavano dagli olandesi e dagli inglesi, avevano cercato di copiare le navi olandesi, le navi inglesi. Gli olandesi erano i più bravi in quel momento a far navi. Alla battaglia di Dardanelli i veneziani hanno ridicolizzato in inferiorità numerica la flotta turca, che è uscita con ste Maone, che erano molto più grandi, ma immanovrabili, probabilmente più difficoltà. Poi, già a dirla tutta, i nordafricani dell'impero erano dei grandi marinai, gli ottomani non erano proprio dei bravissimi marinai, parlo degli ottomani, proprio il popolo ottomano, erano quelli delle coste più bravi, per cui qualche volta anche loro, nonostante fossero delle flotte formidabili, prendevano delle sonore lezioni, poi qualche volta le davano anche, ed è successo spesso. E poi ci sono delle altre cose, tipo l'offesa peggiore che puoi dire a un veneziano è ti sei un cao, diciamo da brodo per non dire altro, no? Cao da brodo. Sto cao da brodo era un... Allora dovete sapere che le galee avevano 200, 150 che 200 rematori. Le sentivano arrivare da sottovento per l'odore ed era una navigazione costiera, perché avevano bisogno costantemente di acqua che non si conserva a bordo, e la stiva era molto piccola perché le galee erano strettissime e lunghe. Quindi 200 rematori più l'equipaggio, più il comandante, o 150, eccetera. Per i bisogni corporali si faceva in acqua,
e dalla galea veniva lasciato penzolare un cavo, quindi un cavo, quindi da brodo, che serviva per la pulizia, diciamo, intima di tutto l'equipaggio, uno stesso. E quindi dire a uno che c'è un cavo da brodo è un'offesa abbastanza pesante. Sì, ma io sapevo che il cavo da brodo però era, ce n'erano due. Non so se mi sbaglio, perché il cavo da brodo veniva lasciato in acqua perché crescessero le concrezioni, poi veniva usato per davvero per cucinare, mentre l'altro... Infatti non potevo dire... No, esatto, l'altro che ha, insomma, avete capito cosa serviva, cao de quella roba lì, no? Ecco, quindi erano due... L'importante era non confonderli, perché magari anche pulirsi con i denti di cane non era proprio il massimo, Vabbè, e possiamo, interessantissimo, ma veramente, soprattutto il vostro dialogo, palleggio. Allora, tra lei ha precisato prima appunto che il suo libro porta la storia di Venezia fino ai nostri giorni. Ecco, quali sono quindi, qual è il secolo scorso di Venezia, dico il Novecento, insomma, nel suo libro compare l'aspetto culturale, la Biennale, la mostra del cinema, compare anche l'aeroporto, che peraltro rappresentano anche un collegamento con il territorio, perché per noi è un polo culturale Venezia, come è un polo di collegamento anche proprio per gli spostamenti. Sì, Venezia ha continuato a esercitare un ruolo anche al Novecento, inoltrato adesso è finito tutto, ma insomma, vabbè. Però appunto l'aeroporto Nicelli del Lido è stato il primo scalo commerciale italiano su pista di terra, perché i primi voli venivano effettuati con gli idrovolanti, per cui dagli idroscali. E quindi il primo volo commerciale è una linea Trieste-Torino, che toccava anche Venezia, quindi era Trieste-Venezia-Torino, il primo in assoluto in Italia. E poi invece il primo aeroporto su terra è stato quello del Lido, che insomma è stato utilizzato fino alla costruzione dell'attuale aeroporto di Venezia, Tessera, in Marco Polo, in terraferma. E poi queste istituzioni appunto che lei ha nominato, tipo la Biennale, la Mostra del Cinema, e la Mostra del Cinema era stata istituita da Volpi dopo la crisi del 29 di Wall Street, che aveva fatto sì che ci fosse un calo di turisti al Lido di Venezia. Il Lido di Venezia era diventata la più importante, prestigiosa stazione balneare europea, e quindi per richiamare turisti invece di aspettare la manna dal cielo, come purtroppo succede oggi troppo spesso, secondo me, invece avevano preso delle iniziative e quindi aveva creato questa mostra del cinema per attirare turismo anche importante, e usava il vicino aeroporto, perché poi i divi del cinema arrivavano in aereo e quindi si andavano poi andavano all'Eccelsior, dove si tenevano le proiezioni. E quindi insomma è stato un continuato. L'aeroporto del Lido è stato anche il protagonista del primo incontro nel 1934 tra Mussolini e Hitler, che non si conoscevano e si sono incontrati per la prima volta proprio all'aeroporto Nicelli del Lido, e poi dopo a Venezia, in Piazza San Marco e a Villa Pisani di Stras. Questo è... La Biennale ha costituito, e quella insomma ancora oggi, uno degli appuntamenti culturali più importanti in assoluto. E insomma, quindi Venezia ha continuato a esercitare un ruolo di primo piano. Poi fa un po' malinconia pensare come sia oggi. Io preferisco scrivere di storia, almeno quello. Tutto questo l'ho trovato nel suo libro, quindi quello che lei ci ha detto, chi leggerà il suo libro lo potrà, diciamo, approfondire. Ecco, adesso direi che possiamo andare verso un finale, un'ultima domanda. Ecco, passato, presente e futuro. Qual è il futuro di Venezia, e anche nel rapporto col suo territorio? Siamo anche noi territorio di riferimento. E Alessandro di Sera Ragadin
mi aveva parlato di questo argomento. Se vuoi iniziare tu, diciamo. Ma innanzitutto, come dice Alessandro, fa un po' male, è meglio scrivere romanzi che affrontare questi temi. Io ho fatto una postfazione sul mio romanzo dove affronto anche un po' i temi attuali, no? Politiche sbagliate da 50 anni a questa parte se ne possono elencare, se noi poi fanno solo male. A Venezia ci vorrebbe un nuovo rinascimento, importante, ma non è quello che è legato alla monocultura del turismo, alle navi, alle cose, eccetera. Deve essere legato alla cultura, deve essere legato a un turismo di qualità, deve essere legato a far ritornare i veneziani a Venezia, perché se non si ripopola una città, ormai Venezia fa 50.000 abitanti, non si arriva da nessuna parte, non ci saranno i negozi di vicinato, non ci saranno attività e lavoro. Però non sta a me dirlo, non faccio il politico di mestiere e non voglio nemmeno farlo, e preferisco guardare ad altri aspetti. Uno degli aspetti più importanti è proprio quello che stiamo facendo stasera, no? Le montagne di Venezia. Parliamo di quello che è stato, in questo caso, il Cadore per la Repubblica di Venezia, per la Serenissima, ma per la città stessa. E parlavo proprio con Giusi l'altro giorno e lei mi ha detto: ma secondo te qual è il legame in questo momento tra Venezia? Cos'è che ha legato Venezia il Cadore in questa maniera qua? Ma indubbiamente il treno, no? Cioè, io da bambino, allora, tornando molto indietro, i miei nonni hanno costruito la prima casa di villeggiatura della Val Boite, che c'è ancora a Chiapuzza, una villa che esiste ancora. E i miei hanno sempre frequentato, i miei nonni appassionati di montagna, di roccia, di sci, eccetera. Noi siamo praticamente nati qua, i miei genitori nel 60 hanno comprato una vecchia fusina dove ferravano i cavalli, piccolina, hanno fatto questa piccola casa a Chiapuzza, e quindi io ho sempre vissuto questo territorio come, non dico neanche la mia seconda casa, no? Perché io lo metto alla pari di Venezia, un territorio che io amo immensamente. Continuiamo a venire, adesso sono le mie figlie a casa qua, ma noi non avevamo l'automobile. Mio nonno aveva l'automobile, era una delle poche che si vedeva in giro per Chiapuzza, ma mio padre non aveva l'automobile come quasi tutti i veneziani. Noi venivamo sul treno ed era un viaggio bellissimo, molto più bello in treno. Noi preferivamo venire su in treno che in macchina col nonno. Il nonno aveva sta macchina da 6 posti e arrivavamo tutti, che poi lui si arrabbiava perché stavamo male, lui guidava male, partiva con i chiodi da Piazzale Roma, quindi con sta macchina che vibrava, questo odore di quelle macchine di una volta tremendo, e allora dopo ci trovavamo a tenere perché se no il nonno si arrabbiava, insomma c'erano queste vicende, ma preferivamo il treno. In treno, c'erano poi quel periodo che c'erano i treni con i banchi di legno, anche con sto caldo che arriva sotto, c'è un termosifone sotto, sto caldo pazzesco, arrivavamo tutti rossi, sudati, lo zaino perché dovevamo portare tutto, avevamo la casa qua, gli sci stavano qua, ma con lo zaino in spalla, per cui noi aspettavamo i miracoli, partivi, dai miracoli dovevi andare in stazione. Stazione, aspetta il treno, noi siamo 4 fratelli, uno è più grande, per fortuna con la mamma, papà lavorava, non veniva, allora io andavo a vedermi, mi piaceva vedere, perché c'era ancora il locomotore quello a vapore nei vagoni, quelli in fondo, che era un po', trasportava merci, credo, andavo a vedermi il treno, eccetera. Poi questo viaggio dove se stavi dalla parte sinistra vedevi roccia sempre, mentre se stavi a destra invece avevi un paesaggio più piacevole, però era quello legame. Poi arrivavi a Calalzo, c'era il campo, quelle corriere puzzolenti, anche quelle, montavi in quelle, allora dovevi sederti davanti perché sennò stavi male. Cioè, questo è il vero legame, no? Che c'è tra me, veneziano, e San Vito, anzi neanche San Vito, Chiapuzza, perché bisogna precisare, ma non perché, no, io adoro San Vito naturalmente, ma perché il nostro mondo era là, era nel giardino, nella strada che era di Sassi fino agli anni 70, tutte le strade ancora bianche, eccetera, nella libertà di poter fare tante cose. Poi, quando sono diventato un po' più grande, ho cominciato invece a cercare di capire un po' la storia di questo paese, insomma, e mi sono un po' interessato. Per esempio, non so se tanti lo sanno, ma il San Cristoforo, che è sulla chiesa Pirenale, quella grande, è molto più antico della chiesa. Perché la chiesa è del 700, quello credo sia del 400, perché la chiesa è stata costruita sotto una più antica. E sto San Cristoforo, andavo sempre a guardarmelo, e l'ho visto
consumarsi sempre di più negli anni, perché batte la pioggia e adesso ormai è l'acqua gli è arrivata già alle ginocchia. E l'altra cosa, e parlavo proprio con Alessandro l'altro giorno, anzi è un po' che te lo dico questa cosa qua, dicevo Alessandro, lui ha scritto un libro bellissimo, uno dei tanti, sono tutti belli suoi, che è La splendida Venezia, dove parla della Lega di Chambray, e quindi gli imperiali hanno attraversato la valle e sono andati ad attaccare Pieve, perché hanno cercato prima di attaccare solo Podestagno, e Podestagno ha resistito, invece Castel di Pieve è capitolato. Quindi poi capitolato anche Podestagno e sono scesi per la valle. Però non hanno saccheggiato San Vito, sono passati dritti. E sulla chiesa piccola, quella della difesa, che è bellissima, chi non l'ha vista consiglio veramente, c'è un affresco vicino all'altare, tutta affrescata, è gotica anche, perché il gotico da noi è arrivato un po' più tardi, diciamo, anche se è di inizio Cinquecento, ma le figure sono molto, molto nordiche, molto gotiche, molto magre, molto lunghe. C'è questo affresco grandissimo su tutta la parete, dove si vedono proprio i due eserciti, con uomini in armatura, cavalli, attrezzature, fanteria, che si incontrano. E pochi la sanno sta cosa qua, no? Quella è la grande battaglia di Rusecco, che si è svolta poco avanti, poi quando è arrivata il grande ritiro di Tai, se buttate l'occhio a sinistra avete un cartello giallo che ho scritto Rusecco, non è quello di un ristorante, e c'è una stele lì e ricorda questa grande battaglia che lui ha descritto divinamente, 1508, e è tutta descritta in questa chiesa qua, che è del 1511, credo, non vorrei dire una fesseria, la costruzione, ed è stata costruita per ringraziare la Madonna che ha impedito agli imperiali di saccheggiare il paese. Quindi domani, se ce la fai, Alessandro, c'è sempre quella cosa là da vedere, che merita. Sì, infatti ne abbiamo già parlato di andare a vedere questa chiesa, perché mi incuriosisce moltissimo. Tra l'altro è stata la vittoria, la fulgida vittoria, strepitosa vittoria dei veneziani a Rusecco, è stata anche in realtà un frutto avvelenato, perché poi ha fatto sì che dopo aver sbaragliato gli imperiali, i veneziani siano corsi, ma veramente una specie di blitzkrieg qualche secolo prima, e hanno conquistato tutto il conquistabile, hanno conquistato Pordenone, che ancora non era veneziana, Gorizia, Postumia, sono arrivati fino a Postumia, e poi sotto hanno conquistato Trieste e Fiume, Pisino, all'interno dell'Istria, la città di Pisino, e sono arrivati fino a Fiume. Questo ha fatto sì che tutto il resto d'Europa si sia impaurito, si sia coalizzato, abbiano appunto fatto la Lega di Cambrai e poi hanno sconfitto Venezia, perché si è ritrovata tutta Europa contro. L'unico Stato... Scusa? E anche gli ottomani, sì, certo. L'unico Stato europeo che non si era coalizzato era l'Inghilterra, l'unico Stato che era rimasto fuori. Tutti gli altri si erano coalizzati contro Venezia. Per cui qualche volta vincere le battaglie porta bene, oppure non serve a nulla, come nel caso della battaglia di Lepanto, che è stata vinta, però poi Cipro è stata conquistata, la conquista di Cipro è stata mantenuta dagli ottomani. Lepanto in teoria doveva servire per liberare Cipro, ma figuriamoci se spagnoli e genovesi volevano ridare Cipro a Venezia, infatti non gliela hanno ridata. Io però volevo cambiare un attimo, perché prima fuori abbiamo chiacchierato delle origini di Venezia, e allora, prima di chiudere, poi ci dirà, non so se ci sono delle altre domande, altre cose. Se lei ha altre cose da dire. Sì, volevo fare questa cosa, perché prima stavamo chiacchierando, visto che probabilmente avrete visto che l'anno scorso si festeggiava, si celebravano i 1600 anni di Venezia, no? Ecco, Venezia non è nata 1600 anni fa, è un anniversario tarocco, e adesso vi spieghiamo perché. Sì, io prima avevo ipotizzato, no? Ho detto perché il 421, non il 425, il 420, cioè 421, e sono andato a ritroso, ma è una mia deduzione, io non sono uno storico e quindi
non c'è nessun tipo di documentazione, però nel 421 a.C. c'è stata la pace tra Atene e Sparta. E quindi io ho immaginato che la pace tra la Grecia umanista e la Grecia guerriera sia un momento molto importante che ha unito due facce della Grecia, e che i veneziani abbiano, come sempre facendo il loro marketing, utilizzato quella data di proposito, e abbiamo scelto per questa, ma come dicevo è una mia idea, non è storia, non c'è prova, non c'è nulla. Però effettivamente, no, come Antenore ha fondato Padova, quindi Antenorea, eccetera, i veneziani hanno sempre cercato di generare una sorta di evento che creasse le storie, un po' come Troia, come la mitologia greca insegna. E non a caso ha scelto anche una data che è il 31 marzo, il 25 marzo, hai ragione, che è l'Annunciazione, cioè l'angelo annuncia a Maria che è incinta. E quindi Alessandro mi dice, e quindi da qua mi dicono, Venezia è la sorella di Gesù. E io dico, e Venezia è nata nel cuore di Maria. Non a caso, si diceva prima, Sebastiano Venier nella sua cabina aveva un'immagine della Madonna, non aveva altre divinità, e questa immagine è tratta ancora nella chiesa di Santa Maria Formosa. La mesopanditissa che ha portato Morosini da Creta a Venezia è la Madonna della Salute. I veneziani per la fine della peste si sono votati alla Madonna, hanno chiesto una grazia alla Madonna. E una cosa bella che a me piace, l'ho scritta tra l'altro nel mio romanzo, mi piace molto, è che se si guarda la punta della dogana, no? Che è quella punta che esce fuori nel bacino San Marco, e si vede il cupolone della Madonna della Salute, in alto c'è la Madonna, a me ricorda una nave governata dalla Madonna, cioè la Madonna che governa le sorti di Venezia dall'alto del cupolone, a bordo di questa nave, perché non poteva essere altrimenti per una città come Venezia. Tra l'altro la Madonna in cima della Salute ha in mano il bastone del capitano generale Amar. Ecco, vedi, a maggior ragione quindi questa mia fantasia ha un senso. Sì, e tra l'altro anche la tua interpretazione del 421 è molto interessante, perché in realtà non si sa perché sia stato scelto quell'anno, e cioè non c'è una spiegazione, le cronache non ce lo dicono, no? Mentre il 25 marzo è appunto la data dell'Annunciazione. E quindi è assolutamente plausibile che sia stato scelto per questo motivo. Tutte queste cronache che riferiscono di questi fatti, di questi avvenimenti, della mitica fondazione, sono tutte due trecentesche, cioè quindi molto tarde, perché è stata una costruzione di memoria che non esisteva, che hanno voluto fare i veneziani a posteriori per vendere se stessi. Infatti la mia idea è che Venezia ha perso guerre, ne ha vinte, ma ne ha anche perse, ha perso battaglie, ma fino alla fine è sempre stata abilissima nel marketing, nel vendere se stessa, nel proporsi verso gli altri. E quindi sono tutte queste leggende che avevano sempre la finalità di porre Venezia in concorrenza e possibilmente anche sopra Roma. E quindi la data era tutto significativo. No, la data del 25 marzo, che quindi Venezia era legata alla Madonna ed era in qualche modo sorella di Gesù. Poi la leggenda che il 25 marzo del 421 fossero stati dei messi padovani a fondare Venezia. Allora, non so se sapete, ma non è che ci sia proprio tanto buon sangue tra veneziani e padovani, no? Quindi il fatto che fossero... questa cosa l'aveva scritta un padovano, Jacopo Dondi, che poi... Dondi dell'orologio, non quelli che hanno costruito l'orologio di Padova e probabilmente anche l'orologio di Serravalle e di Chioggia. Ma bisogna sempre creare
da un problema a creare un'opportunità, in realtà il fatto di essere stato, di essere stati fondati da padovani andava bene, perché Padova è la città fondata da Antenore, nella leggenda ovviamente, è la città fondata dagli esuli troiani, quindi più antica di Roma, e quindi essere in qualche modo legati a Padova significava venire prima di Roma. Ed erano tutte queste leggende che servivano a far sì che Venezia si mettesse allo stesso livello, perché Roma era ovviamente il punto di riferimento ancora oggi, il papato, quindi figuriamoci dove fosse allora. E anche la scelta di San Marco poi come santo patrono, no? Il santo patrono precedente era un santo greco, San Teodoro. Quando Venezia si affranca da Bisanzio e quindi dal vecchio Dominus che era appunto l'imperatore bizantino, sceglie un nuovo santo, un santo latino, un evangelista, quindi uno santo di prima grandezza, e tra gli evangelisti, perché San Marco o non Luca o Matteo o Giovanni? Perché San Marco è colui al quale Pietro ha dettato il Vangelo, per cui il Vangelo di Marco in realtà è il Vangelo di Pietro, e Pietro è il fondatore della Chiesa di Roma. Cioè, e di queste cose ce ne sono a iosa, ed è stato, e nulla è casuale, perché erano tutte creazioni dei veneziani che volevano glorificare lo Stato e le origini della Repubblica. Sai cosa mi piace dei veneziani verso San Marco? Che San Marco a un certo punto era diventato una specie di superstar. Io l'ho visto sulla Pala d'Oro, no? Se uno va a vedere la Pala d'Oro, non so se sapete che sembra si sia salvata dalla fusione, no, è vero. Perché gli hanno detto che era falsa, e i francesi, i giacobini, anche i veneziani hanno detto che sì, è falsa, non può essere, perché se uno la vede è una roba impressionante, no? Piena di gemme, di cose, di pietre preziose. Ma soprattutto se uno guarda le vicende, c'è San Marco con Cristo, San Marco che fa il miracolo, fa cose che non avrebbe potuto fare perché è postumo a Cristo San Marco. E la cosa incredibile è che se vedete il presbiterio ci sono 14, se non sbaglio, statue dove al centro c'è Cristo, se non sbaglio la Madonna, e ci sono tutti gli apostoli, e poi vicino, non ricordo se è Cristo o Madonna, c'è San Giovanni, e poi c'è San Marco. Però se uno guarda sul basamento, sotto San Giovanni è scritto Marcus, e sotto San Marco è scritto Ioannes. Perché? Perché nell'Ottocento, quando poi la chiesa di San Marco è diventata la cattedrale Duomo prima era chiesa di San Pietro e Castello, ben lontano il potere della chiesa dal potere veneziano che era San Marco, la chiesa l'ha girato, ma in realtà San Marco era via Cristo, credo, cioè, San Marco era vicino a Cristo, perché era la superstar del momento. Sì, quella che noi chiamiamo Basilica di San Marco in realtà è stata fino all'inizio dell'Ottocento è stata chiesa, perché la sede del patriarca della cattedra vescovile era a San Pietro di Castello, e nei secoli era la chiesa di Stato, era la cappella privata del doge, il presbiterio di San Marco era di nomina governativa. Poi ci sarebbe anche da raccontare tutta la vicenda del rapimento del corpo di San Marco, che adesso insomma è troppo lunga da raccontare. È presente nel suo libro, sì, presente nel libro, si potrà leggere lì. Diciamo che è molto improbabile che sia San Marco. Ecco. Molto improbabile che sia San Marco, ed è anche molto improbabile che sia Alessandro Magno, come ha detto uno storico. Ma un'altra cosa molto bella è questa, che io la trovo romantica. Siccome non si poteva seppellire e fare le sepolture dentro alla chiesa, i dogi non venivano sepolti lì, il doge Rizzo nel 600 si è fatto estrarre il cuore, e se voi guardate vicino all'altare c'è una pietra rosa che ha un cuore, un cappello dogale e un porco spino lo stemma degli Rizzo, della famiglia Rizzo,
il corno dogale del Doge e il cuore, perché c'è il suo cuore, ha lasciato il cuore. In realtà la sua tomba è a San Martino di Castello e c'è questa bellissima, diciamo, tomba monumentale e c'è il Palazzo Rizzo là vicino. Però mi piace pensare quanto amore deve aver avuto il Doge e Rizzo per Venezia, per la sua città, per seppellire solo il suo cuore in chiesa. Vediamo se c'è qualche domanda dal pubblico. Perché... Esatto, perché ci sono molte altre cose, però penso che insomma dovremmo arrivare a orari molto tardi. Mi permetto di dire che ho trovato molto interessante anche il capitolo che lei ha dedicato al cosmopolitismo a Venezia, che poi diciamo confermato, che è testimoniato da toponimi, come si chiama, il fondaco dei tedeschi ad esempio, la chiesa degli armeni, insomma, ci sono. E poi un altro capitolo molto bello, a mio parere, quello sulle donne, tra cui la prima donna laureata che c'è stata, che era a Venezia, appunto. E se qualcuno del pubblico ha delle domande... C'è la signora lì, no? Ah no, però c'è una foto. Mi sembrava di vedere una mano alzata adesso. Comunque, Elena Lucrezia Cornar Piscopia, laureata in filosofia il 25 giugno del 1678 a Padova, è, per essere rigorosi, la prima donna della quale si abbia il verbale di laurea, perché poi ci sono altre rivendicazioni, però non esistono i verbali, quindi insomma è quella che certamente si è la prima a essersi laureata con certezza, insomma, con un verbale che si è giunto fino ai giorni nostri, che è conservato nell'archivio di Padova. Nonostante questo voleva laurearsi in teologia, però il vescovo di Padova non ha voluto, perché le donne non potevano laurearsi, c'è tutta una storia infinita. Il cardinale Barbarigo, che tra l'altro poi è stato quello che ha fatto costruire quella meravigliosa villa che c'è in Villa Barbarigo con il parco di Val San Zibio, che se passate per i Colli Euganei vi consiglio di andare a vedere, perché è uno dei giardini più belli d'Europa. E ci sono ancora gli alberi che aveva pianto questo cardinale, insomma, un po' così ostico nei confronti delle donne, ma insomma allora non era l'unico, e ci sono ancora gli alberi che aveva piantato lui, ci sono delle magnolie piantate nel 1660 dal cardinale Barbarigo, sono ancora lì, è un giardino meraviglioso. E una cosa bella sulle donne da dire però a Venezia, che rispetto ad altre culture, ad altre nazioni, erano comunque molto più considerate, per esempio potevano fare lasciti testamentari che da altre parti non potevano fare, e la cosa più bella, secondo me, è che le donne regatavano, credo già ci siano già le prove date, se non dal 400 ma sicuramente dal 500, e hanno continuato a regattare fino adesso, continuano ancora adesso. La cosa incredibile è che oggi i premi in denaro che il comune dà agli uomini e alle donne sono più alti per gli uomini e più bassi per le donne, mentre in passato erano paritetici, quindi le donne venivano pagate quanto per gli uomini, poi facevano la caccia al toro a San Polo, cioè avevano dei ruoli per l'epoca anche importanti rispetto ad altre culture, quindi sicuramente più libere di altri posti. Dovremmo entrare anche nel discorso delle cortigiane, quel discorso molto complesso, molto lungo e che non c'è tempo da fare questa sera, ma anche quella era una forma, tra virgolette, di libertà. Sì, tra l'altro c'erano anche donne gondoliere, che oggi no, adesso ce n'è una, ma mentre fino a circa metà 500 c'erano delle donne gondoliere. Le veneziane potevano anche ereditare e la dote era loro, e quindi quando il marito moriva oppure quando si separavano, la separazione rotale eccetera eccetera, avevano il diritto di rientrare in possesso della loro dote, e ci sono tantissimi processi che le donne vincono sempre. E tra le donne che rivendicano la loro dote c'è anche Fantina, la figlia di Marco Polo, che quando rimane vedova fa causa alla famiglia del marito. È un bradino il marito? Non lo sapevo. Quindi fa causa alla famiglia Bragadin per rientrare in possesso della dote e la vince. E quindi insomma c'era questo ruolo.
C'è da dire che era questo ruolo maggiore delle donne a Venezia rispetto che in altri stati era molto legato al fatto che Venezia fosse uno stato mercantile. Infatti anche a Genova c'è un'importante presenza femminile, perché gli uomini stavano via per mesi e anni. Adesso, senza pensare a Marco Polo, che è stato in Cina 20 anni, ma semplicemente se qualcuno partecipava, si imbarcava sulla muda di Fiandra, che era la muda di Galè che andava prima nelle Fiandre e poi arrivava in Inghilterra, arrivava fino a Southampton e a Londra, stava via 2 anni, perché il viaggio della muda di Fiandra durava 2 anni, un anno andare, un anno tornare. In questo periodo erano le donne che reggevano le attività non solo domestiche, ma anche le attività commerciali, mercantili a Venezia e similmente anche a Genova. Quindi similmente anche in Cadore, perché è molto patriarcale. Non lo volevo dire perché altrimenti non andiamo più a casa. Comunque, sarebbe un capitolo. Non c'è qualche domanda oppure vi abbiamo stesi e non vedete l'ora di andarvene? C'è una signora lì. Grazie, molto interessante il discorso. Mi domandavo come venivano accolti i cannolini a Venezia, dove venivano per il legno, con la lavorazione delle barche, e restavano diciamo più con lo stato di operai, forse medio, basso reddito, oppure sono delle famiglie che sono riuscite a stabilirsi anche come delle grandi Dunque, la domanda è, se non avete sentito bene, come venivano accolti i cadorini a Venezia. Ma il detto di me adro assassin, ma non sta dirme cadorin, non depone tanto a favore. Però c'era anche di me camano furlan, quindi con la sorte condivisa. No, però direi che ci sono state delle epoche in cui, dopo le pestilenze, non solo sono state accolte popolazioni dalla terraferma, ma sono state incentivate a venire a Venezia, perché bisognava ripopolare la città. Quello che è successo dopo la peste nera del 1348 lo conosciamo poco, però insomma Venezia ha perso almeno metà degli abitanti, se non di più. Peste del 1570, del 1630, lo stesso, sono sterminato circa il 30%, un terzo della popolazione circa. E quindi servivano a tirare persone dall'entroterra e quindi si sono arrivate persone dal Friuli, dal Cadore, dal Trevigiano, che hanno cambiato il volto di Venezia, perché sostanzialmente nel corso del dopo queste grandi peste Venezia cambia la propria consistenza e si trasforma da città di marinai a città di artigiani, perché chi veniva dall'entroterra era artigiano e quindi cambia fondamentalmente la città. Quello che sappiamo invece di più preciso è riguardante i cadorini è nell'Ottocento, che lì insomma abbiamo delle testimonianze, ormai però non c'era più la Repubblica di Venezia, ma insomma la presenza di vi accennavo prima, di personali falegnami, di marangoni, del Cadore era assolutamente di primaria importanza. Quindi, insomma, senza dubbio questi artigiani che arrivavano dal Cadore erano accolti bene, perché avevano un ruolo molto importante in città. Alessandro mi ha parlato, quindi adesso ce lo dirà, di nomi proprio cadorini a Venezia. Sì, perché a Venezia ci sono i Tibolla, c'è Fabrizio Tibolla, anche un mio caro amico di infanzia, abbiamo i Tramontin, che Tramontin ci sono anche qua in Cadore, per cui non è solo, e che io sappia, comunque San Vito, aveva una parte di una banchina dell'arsenale, dove arrivava legname, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi c'era sicuramente un legame importante ed è chiaro che dobbiamo pensare a una città cosmopolita e a una città che arrivava, nella quale arrivavano greci, arrivavano dalmati, arrivavano istriani, quindi non era
strano avere, è come adesso quando cammini per Venezia senti parlare in inglese, in tedesco, in tutte le lingue, meno che in veneziano ormai, ma probabilmente anche all'epoca ognuno arrivava con le sue caratteristiche, le sue cose, e un po' alla volta diventava veneziano, perché una cosa che va detta e che tanti non capiscono è che i veneziani si diventano, non occorre sempre essere nati a Venezia, no? Si diventano perché ci sono tantissimi stranieri che sono diventati rematori formidabili, che viaggiano con le barche tipiche, che a volte amano la città molto più dei veneziani stessi, e quindi si può diventare veneziani. Quindi io penso che come tutte le cose, i cadorini che arrivavano a Venezia per la loro manualità, per la loro capacità di lavorare il legno, sicuramente erano ben accolti da un punto di vista dell'accoglienza cittadina, cioè dello Stato, e invece da un punto di vista della qualità cittadina, come tutte le cose, chi arriva forestiero in un'altra città all'inizio avrà avuto le sue difficoltà, i suoi problemi, chi si sarà integrato e chi meno, penso che sia una cosa abbastanza normale. Detto il Tramontin, che insomma era fino a pochi anni fa lo squalo di costruzione delle gondole più importante che ci fosse in città, poi purtroppo sono l'ultimo titolare è morto e quindi non c'è stata una un'eredità, e in origine si chiamavano Tramontina ed erano di origine cadorina, anche se probabilmente anticamente venivano dal Friuli, perché Tramonti, no? È in Friuli, e proprio per essere, è come quando gli italiani andavano in America, si inglesizzavano i cognomi, no? Si sono venezianizzati il cognome togliendo l'ultima A, quindi passando da Tramontina a Tramontin. Ma anche i Casal avevano origine, erano Zoldani i Casal, per la verità, quindi non erano cadorini, diciamo origine montanara. E quindi insomma era una presenza ben viva, assolutamente. Dopo sono arrivati anche i Gilatai, anche a Venezia. E anche sedie. Va bene, sì. Anche chi faceva le sedie veniva soprattutto da Val Zoldana, ma anche da qua, e anche i Caigheri, quelli che facevano le scarpe. Allora, se qualcuno. Sì, c'è un signore, prego. Forse ancora una domanda sul rapporto con il territorio. Qui ci sono tante miniere, anche antiche, piombo, erano importanti per la città? Avevano un valore militare? O queste miniere sono soprattutto dell'Ottocento che sono diventate più importanti? Allora, specificatamente su queste miniere non glielo so dire, sicuramente le miniere in generale avevano grandissima importanza per Venezia, perché i metalli erano rari, costosi e avevano valore strategico, e quindi servivano per le costruzioni militari, per le artiglierie e tutte le miniere che c'erano in territorio. Nel territorio dello Stato veneziano erano importanti e venivano sfruttate se possibile. Poi ovviamente magari c'erano delle miniere che invece con le tecniche più insomma più retrograde non era possibile sfruttare, per cui sono poi state sfruttate più intensamente nel XIX secolo. Comunque diciamo che una storia mineraria di Venezia non è mai stata scritta, ma probabilmente varrebbe la pena scriverla, perché anche lì ci sono dei capitoli molto interessanti sullo sfruttamento delle miniere nello Stato, e poi soprattutto nelle zone montane, no? In Val Zoldana c'è un paese che si chiama Fusine, dove c'erano le miniere, quindi le zattere poi ci si ricollega, no? Potevano velocemente portare giù il materiale ferroso, facevano i chiodi tra l'altro, là, e quindi, esatto, la cibiana. E tra l'altro hanno... prima quando parlavi del Piave, cioè oltre dopo Peraroro, le rapide di Peraroro, c'era la stretta di Quero anche, che è un altro posto molto pericoloso. Infatti non tantissimi anni fa hanno trovato un relitto, insomma resti di una chiatta fondata, e c'erano fasci di ferro zoldano che questa chiatta, che questa zattera trasportava, che serviva poi per fare le lame delle spade, quindi le schiave. Oltre Venezia è stata conquistata, cioè scusate, la potenza veneziana è stata conquistata con il legno delle montagne del Cadore e con il ferro delle miniere dello Zoldano.
poi quando questo ferro è stato sfruttato ed è caduto dalla costruzione di spade, si è passati alla costruzione di chiodi, che vengono dopo, e questo un po' dappertutto, non solo nella Val Zoldana, anche a Premana, per esempio, che è un altro luogo. Premana, che sta in provincia di Como, era famosa perché si facevano i ferri delle gondole erano realizzati a Premana, e dopo anche lì quando i minieri stavano esaurendo, si sono messi a fare chiodi. E dopo Valzolana sono messi a fare gelati, ma qui è un'altra cosa. Ho cambiato. C'è qualche altra domanda in sala? Prego. Io non voglio farvi fare tardi, però avete fatto qualche accenno al futuro di Venezia. E in particolare sono stato abbastanza sensibile al richiamo degli abitanti attuali di Venezia, che poi non sono 50.000, ma sono molto meno, purtroppo. Ma quali sono le politiche per riportare a Venezia, non so chi, dei cittadini che abbiano una dignità per poter convivere e dare un contributo forte, fortissimo al futuro di Venezia? Voi eravate stati invitati proprio dalla signora Giusti a dire qualcosa sul futuro di Venezia. Perché prima di andare a letto non ci dite qualcosa? Allora, intanto una precisazione. L'ultima rilevazione ufficiale degli abitanti, che è stata fatta un poco più di un mese fa, è 50.124. Esatto. Ufficiale. Poi dopo è chiaro. Io, per esempio, sono residente a Venezia, ma non vivo a Venezia. Quindi... Però, oppure ci sono anche... non sono l'unico, ma ci sono anche persone che non sono residenti e ci vivono, a cominciare dagli studenti. Ma siccome non lo sappiamo... Ufficialmente sono 50.124. Adesso, in questi giorni, scenderanno sotto 50.000, perché siccome perde circa un centinaio di abitanti al mese, un po' meno, insomma. Comunque, alla fine dell'estate, il prossimo rilevamento verrà fatto, non so se a settembre-ottobre, e sicuramente scenderemo sotto i 50.000, che è una soglia psicologica, perché poi non è che cambi molto tra 49.999 e 5.124, no? Ma è una barriera psicologica. E il futuro, bisognerebbe attuare delle politiche per riportare politiche per la residenza, per riportare delle persone a vivere a Venezia. Non sono mai state fatte. Anzi, si è sempre fatto esattamente il contrario. Sono state fatte storicamente politiche per allontanare gli abitanti da Venezia e per trasformare Venezia in una... Come si può dire? In una... Prego? Dica la parola. In una Disneyland? Ma non volevo neanche dire quello. Perché la parola che mi viene è in una fabbrica, ma non è esatto dire fabbrica. È un luogo di lavoro. Un luogo da scrittura. È un luogo, esatto, un luogo da sfruttare, un luogo di lavoro, perché come quando c'era Porto Marghera, le popolazioni dell'Interland andavano a lavorare nelle fabbriche di Marghera. Adesso Marghera non c'è più. Dove vanno a lavorare le popolazioni dell'Interland? Negli alberghi di Venezia. E per fare questo, ovviamente, si espellono sempre più abitanti, perché gli abitanti sono alla fine un fastidio, no? E che sono contro questa... utilizzo della città. E quindi bisognerebbe che invertire queste politiche. Per invertire queste politiche bisognerebbe che ci fosse una classe politica che intende fare qualcos'altro. Ma siccome, e qui mi ricollego anche a fatti di attualità più ampia, siccome i governanti sono espressione di governati, gli eletti sono espressione degli elettori, evidentemente questa cosa va bene così, perché è vero che a Venezia ci sono delle forti categorie economiche, volete i nomi e cognomi? Tassisti, gondolieri, esercenti, trasportatori. Esercenti di alberghi e di ristoranti, a cui questa situazione va benissimo, loro vogliono che Venezia sia così. Perché più gente viene, più guadagnano. Non gli interessa niente del turismo d'élite, di quelli che vengono a vedere la Biennale, eccetera, eccetera. Loro interessa che vengano tante persone che magari spendono anche poco, ma spendono nelle loro strutture.
cosa vuole che le dica e quale sarà il futuro? Non lo so, io finisco il libro portando un esempio di una ragazza che ha poco più che trentenne, che è una romana di origini polacche, che è venuta a Venezia, ha costituito una società di design, insomma, che fabbrica costumi da bagno. Ovviamente le tessiture non sono a Venezia, insomma, però sono tutte nel Veneto, perché ha voluto proprio legarsi al territorio, e la sede della sua società è a Venezia. Mi è stato detto, uno mi ha detto, ma vabbè, cosa vuoi che sia una che fa costumi da bagno? Beh, certo, però se ci fossero anche altri che venissero a portare le loro società a Venezia, le attività che possono essere esercitate in una città come Venezia, e quindi da remoto, e quindi con tutti gli annessi e connessi anche della banda larga, eccetera, che insomma non è che c'è più di tanto, potrebbe essere che ci sia un ruolo, però ci vuole, adesso ti do il microfono, no, quello che volevo chiudere è, ci vuole la volontà politica, se non c'è la volontà politica non c'è niente da fare. Infatti volevo arrivare qua. Cioè, allora, nella provincia autonoma di Trento, di Bolzano, c'è una legge provinciale che dice che la prima casa viene pagata a fondo perduto per metà dalla provincia. Quindi io mi immagino, per esempio, mia figlia che deve prendere casa a Venezia. Minimo d'appena sono 400-500 mila euro. Non è che... Cosa fanno i ragazzi? Vanno a Mestre, vanno a Treviso, vanno di qua. Mia figlia abita in centro a Treviso. Bolzano è Italia? Sì. Perché a Venezia, che c'è una legge speciale, lascia stare che se la sono mangiata in 3.000 modi assurdi e tutti sbagliati, non ha una legge speciale che dice Venezia è speciale, è la città unica al mondo, e su questo non piove, quindi è speciale. Ci vuole una legge speciale che dice, bene, per la prima casa metà del costo è a fondo perduto, per i ragazzi, per le giovani coppie, certo è un'utopia, ma non scriverei romanzi se farei il sindaco di Venezia, e soprattutto... Dopo due giorni, se mi eleggo, non mi trovano che galleggio a faccia in giù, perché comincerei a impedire i tassisti di distruggere la città, perché toglierei le barche a tutti. Beh, rimetto in mano, non si è mai morto nessuno. Impedirei i lancioni portaturisti di inquinare, di far onde, di spaccare tutto. Cioè, queste sono cose serie, ma sono impopolari, sono utopiche, cioè, ma non sono poi così tanto utopiche, sa? Perché io faccio un esempio. A Capri usano le motocarrozzella con l'ape, non usano un cingolato, perché dice, ecco, quel porto più gente, faccio nella Marmolada, al di là di quello che è successo, non vado su con un cingolato, ci vado a piedi. Perché a Venezia devo continuare a percorrere i canali di una città fragilissima con il corrispondente un cingolato? E soprattutto, c'è una soluzione, certo, le carene che non fanno onde esistono. E soprattutto, perché un taxi acqua deve avere un motore da 2500 centimetri cubici quando con un 6 cavalli da 80 centimetri cubici posso fare tranquillamente 6-7 nodi, che è la velocità ideale per una laguna per Venezia, e magari elettrico, magari che non inquina? Quindi sono queste non le domande, perché è la risposta a quello che diceva lui. E sti poveri tassisti che guadagnano milioni di miliardi, sti 350... Perché ad ogni nuova licenza hanno un obbligo di dire, io ti do la licenza di tassista, ma lo fai con una barca a fondo piatto, con un 9 cavalli, e non fai onde e non inquini. Non lo fanno. Perché ogni nuova targa LV? E perché poi, tra l'altro, in questo momento in cui la terraferma ha scoperto la laguna, non ho detto, sì, nei laghi veneti è obbligatorio il motore elettrico, perché non lo faccio anche in laguna? Invece abbiamo incentivato, e ormai Laguna Nord è persa. Se lei va con una barca... Io ho una barca a fondo piatto di legno, tipica, una San Pierotta, Laguna Nord non ci posso più andare, con mia moglie evitiamo perché muori, non è che no, muori. C'è una grande possibilità di morire, perché le onde, le cose, eccetera, e infatti mai stati così tanti incidenti nautici in laguna, è morto un sacco di gente, eccetera, eccetera, eccetera. Ha fatto anche un bellissimo film. Sì. Ecco, quindi... Le motivazioni, cioè le idee, volendo, ci sarebbero. Io, per esempio, ero contrario alle grandi navi, ma i posti di lavoro, sì, anche Marghera hanno posti di lavoro, il petrolchimico, c'è morta gente, hanno inquinato a dismisura, adesso non abbiamo i soldi per piantare quattro palancole, noi dobbiamo guardare le generazioni successive. Le grandi navi sono, allora non so se sapete, ma l'inquinamento del mondo è provocato dalle navi,
molto più che delle automobili. Però noi stiamo facendo le auto elettriche, ma non facciamo le navi che non inquinano. Perché? Perché sennò come faremo a portare dalla Cina i container, le cose? E quindi sono tutte queste, e ci nascondono tutto, perché tutto nascosto, solo che io sono marinaio, queste cose le so, navigo da prima di cominciare a camminare, e quindi... Se ci si informa si sanno, ma anche allora io dico, torno indietro, perché le compagnie delle grandi navi non hanno detto a un certo punto, beh, noi inquiniamo, distruggiamo la città, eccetera, troviamo una soluzione? No, hanno detto, ma abbiamo il GPS, non possiamo sbagliare, e infatti sono andati in banchina, no, ma non inquiniamo, e infatti Venezia è 11ª città più inquinata d'Europa, non d'Italia, perché in Italia è la seconda o la terza, quindi ci sono dei fatti che parlano, no? Però poi va in televisione il sindaco e dice, gli antichi veneziani scavavano, che non è vero, non scavavano niente. Hanno cominciato a scavare gli austriaci col porto commerciale, gli italiani per far passare le navi e andare a Marghera, e poi il famoso canale dei petroli che si è mangiato tutta la laguna e cambiato la serenità. Bene, allora, sì, penso che lei abbia avuto una risposta. No, non l'ha avuta, perché non sappiamo cosa dirgli. L'unica cosa che possiamo dire è che lui scrive romanzi, scrive libri di storia, e quindi è abbastanza significativo questo. No? Non siamo né deputati né consiglieri comunali. Allora, visto si è fatta un'ora piuttosto tarda, diciamo, se ci sono altre domande, mi permetto solo di aggiungere una cosa che non è il momento di discutere. Ho ascoltato con interesse questo aspetto dello spopolamento di Venezia con i vari problemi che loro veneziani conoscono molto bene, e mi viene in mente che è un altro destino in comune tra Venezia e il suo territorio, lo spopolamento della montagna, ma è un argomento che noi non possiamo affrontare adesso. Allora, se non ci sono altre domande, se gli autori qui non hanno altro da aggiungere, io direi che possiamo concludere la serata ringraziando lo scrittore e giornalista Alessandro Marzo Magno, avrei detto solo Magno a sto punto, ma proprio veniva quello forse, distinto. Forse è della Basilica di San Marco, chissà. Magno proprio, e l'amico Alessandro di Sera Bragadini, anche lui scrittore, e li ringrazio a nome di tutti per la messe di informazioni, di notizie, anche assolutamente inedite, che ci hanno fornito e che speriamo anche di risentire. Soprattutto mi ha incuriosito molto quello che lei ha proposto per la parte della mineralogia, perché è un altro forte legame col territorio, quindi tra Venezia e il territorio, e che il Signore con la sua domanda appunto ha stimolato. Quindi grazie a tutti per essere intervenuti, grazie di nuovo agli autori e alla prossima volta, che sarà il 3 settembre. Ci sarà il secondo incontro, poi gli altri, c'è un calendario, saranno uno il primo ottobre, uno il 15 e poi uno durante il periodo delle vacanze natalizie. Grazie a tutti e buona serata. Grazie. Facciamo anche un po' di pubblicità, ci sono i libri che noi potremmo impreziosire con la nostra